Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Acquisti Manga, l'ultimo di novembre 2024. Oggi abbiamo un video acquisti più piccolo perché attualmente non sono a Milano, quindi questo video è preregistrato, ma non volevo lasciarvi senza il doppio contenuto della settimana. Andremo a vedere comunque del materiale che attendevo molto, tra recuperi, un pacco che mi ha mandato la casa editrice Renoir Comics e alla fine del video il pezzo forte, dato che si parla di autografi e firme. Però non vi faccio troppi spoiler. Il video acquisti invece classico tornerà nelle prossime settimane con le varie nuove uscite. Oggi è sicuramente un contenuto molto più tranquillo e partiamo subito dai recuperi. Sono riuscito a trovare su Vinted le ultime due serie che mi mancavano delle Clamp. Sono davvero felicissimo di averle trovate. Adesso posseggo tutte le loro opere, tra le mie autrici preferite di sempre. Abbiamo infatti il volume unico proposto da GP Manga, che è L'Uomo per me, e Kobato i primi 4 volumi di 6. La serie non è completa, però Kobato è sempre davvero difficilissimo da essere reperito sul mercato. Nell'usato lo vedo davvero raramente e dato che il lotto di entrambi era ad un prezzo super conveniente, non potevo farmelo scappare anche se mancano gli ultimi due volumi, ma li andrò a leggere purtroppo in altri modi. Non aver mai letto Kobato era una cosa che mi angosciava, perché so dei grandissimi pareri, delle grandi recensioni che ha quest'opera. In molti la classificano anche tra le migliori opere delle Clamp. Vi mostro velocemente le copertine. Abbiamo qua quella dell'1, il volume 2, il 3 e il 4, copertine come sempre stupende delle Clamp. Ho visto che comunque all'estero con l'edizione francese o quella spagnola gli ultimi due volumi si trovano, quindi potrei fare nel caso un mashup delle edizioni. Manga shoujo scritto tra il 2004 e il 2011 mi ha sempre incuriosito tantissimo, sia per la storia, le avventure di Kobato che cerca di far realizzare il proprio desiderio guarendo i cuori delle altre persone. Una premessa che mi incuriosisce troppo. E vogliamo poi parlare dei meravigliosi disegni delle Clamp. Credo che non debba più dire niente, sono un qualcosa di davvero straordinario. Si vede comunque un'evoluzione nel tratto, anche perché è durata svariati anni. Sono sicuro che mi piacerà tantissimo. Se qualcuno di voi l'avesse letto, mi raccomando, senza fare troppi spoiler, mi faccia sapere il suo parere nei commenti. Appena inizierò la lettura vi farò sapere il mio parere, anche tenendovi aggiornati su Instagram. L'Uomo per me invece è un volume unico, un manga josei, è una raccolta di storie brevi che sono state scritte nel 1995. Anche questo lo stavo cercando da un bel po', non è facilissimo da essere reperito nell'usato. Quello che mi ha stupito è l'edizione proposta da GP ormai svariati anni fa. All'interno anche delle bellissime pagine a colori dove si possono andare ad ammirare i disegni delle Clamp, e troviamo anche delle interessantissime interviste alle Clamp all'interno. È arrivato, pensate, in Italia grazie a GP in occasione del 20° anniversario delle Clamp, come possiamo vedere nel retro della sovracopertina, e sono all'interno 12 storie autoconclusive di 7 pagine l'uno. E tra una storia e l'altra, ve lo mostro velocemente, troviamo proprio queste brevi interviste realizzate dalle mangaka. Anche qui ho tanta curiosità, soprattutto vedere come si riescano a cimentare ancora una volta le Clamp con le storie brevissime. Qui parliamo infatti di pochissime pagine e anche lo stile di disegno riesce a incorporarsi bene al tipo di storie che vogliono essere proposte. E finalmente, dopo tanti anni, sono riuscito a completare tutte le opere delle Clamp. Per me è fondamentale avere una visione a 360 gradi sui miei mangaka preferiti. Andiamo avanti ora con il pacco che mi ha mandato Renoir Comics con la sua etichetta Gaijin. È un pacco che ho già aperto. Ringrazio la casa editrice per la fiducia. Mi ha mandato dei titoli che avevo addocchiato da un po' di tempo e si è presentata ora la perfetta occasione per parlarvene e anche per recuperarli. Sono tutti dei manhwa, dato che appunto si occupano di manhwa, in questo caso anche di webtoon. Guardando il loro catalogo mi sono accorto di come siano vari i generi, di come possano esserci titoli per ogni tipologia di pubblico. E partiamo da una delle serie più famose di cui ho sentito dei bellissimi pareri, che è La segretaria Kim. Abbiamo qua i primi 3 volumi della serie. Mi piace moltissimo questo gioco di colori che viene proposto. La serie avrà un totale di 6 volumi, deve uscire l'ultimo. E nei prossimi video acquisti vi andrò a parlare anche degli altri 3 volumi. Intanto leggo questi 3 primi. Una commedia ad impronta sentimentale che adatta al suo romanzo, è stata scritta tra il 2016 e conclusa nel 2018, appunto racchiusa in questi 6 volumi. L'edizione di Gaijin per me è di ottima qualità, viene proposta con le alette, come ho detto un ottimo gioco di colori, ma soprattutto sono edizioni morbidissime. Vi avevo detto spesso che nei webtoon non apprezzavo molto l'impostazione dei pannelli, in questo caso è stato fatto un ottimo lavoro nel paneling per dare quello che è un ottimo senso di scorrevolezza, che è fondamentale per questo
quest'opera. Troviamo come protagonisti il vicepresidente di una società e la nostra protagonista, che è la sua segretaria, che da un momento all'altro gli annuncia di volersi dimettere dopo 9 lunghi anni di lavoro. Una premessa che appare già bizzarra. Mi piacciono molto i disegni e anche le espressioni che vengono date ai personaggi. So che l'autrice era presente a Luca Comics, quindi fortunato chi l'ha incontrata. Renoir Comics mi ha dato due piccoli omaggi, che sono la cartolina che era in esclusiva Lucca e il segnalibro. Ogni tanto bisogna variare delle letture e devo ammettere che ho delle buonissime aspettative. Vi farò ovviamente sapere appena inizierò la lettura. So che molti di voi lo state leggendo, quindi mi raccomando, anche qui il vostro parere è importante. Senza fare troppi spoiler, fatemi sapere come lo state trovando attualmente. E sempre andando a vedere un po' il catalogo di Gaijin, ho adocchiato un altro titolo che si abbina perfettamente ai miei gusti. Sono i primi due volumi di Crush of Lifetime. Questa volta ad impronta scolastica e sentimentale, dovrebbe anche uscire a breve il terzo volume. È stato proposto quest'anno dalla casa editrice. Una storia diversa rispetto alla segretaria Kim, che mi ha colpito perché riesce a darmi un senso di spensieratezza anche dai disegni che vengono presentati. Queste sono quelle storie slice of life che mi piacciono, che servono un po' per staccare la mente, un po' per farti anche rilassare. Di webtoon io ne ho letti moltissimi, soprattutto anni fa. Vi ricordate per esempio i video che facevo dedicati ai webtoon all'inizio magari del canale? Poi devo ammettere che ne ho letti un po' meno nel corso di questi anni, ma in questo caso ritornare sul cartaceo può avere su di me un'altra impronta proprio per quanto riguarda il webtoon. Anche perché, come ho detto, mi piace moltissimo l'impostazione che dà Gaijin alle tavole. Troviamo la nostra protagonista che ha più di 100.000 follower su Instagram, ma non ha mai avuto un ragazzo, un fidanzato. Arriva quindi in questa nuova scuola con la sua popolarità, tra virgolette, si ritrova come compagno di banco una persona a cui non interessa totalmente della sua popolarità. Può andare a creare degli espedienti molto divertenti e, come ho detto, le vibes dello slice of life ci sono tutte. Il manhwa che più di tutti mi interessava di Gaijin di Renoir Comics è un titolo uscito quest'anno, di cui ve ne ho già ampiamente parlato sul canale. Addirittura gli ho dedicato uno dei primi video che ho fatto dei webtoon. Se ne è parlato purtroppo poco, ma è uscito un manhwa davvero clamoroso. Vi sto parlando di The Horizon, per ora con il primo volume, che raggruppa all'interno circa un volume e mezzo dei tre standard. Il secondo uscirà davvero tra pochissimi giorni, dato che uscirà sempre a novembre. Scritto nel 2016, troviamo un'opera davvero potentissima, un'opera disperata che tratta di tematiche molto forti, quella della guerra, della sopravvivenza, una città ormai morente con i nostri due protagonisti, due bambini, che faranno di tutto per scappare da quell'orrore. Quello che dice infatti di Horizon: finché c'è un orizzonte da raggiungere, la speranza non può morire. Questa frase rappresenta alla perfezione l'opera. Si riuscirà a vedere all'interno tutta la disperazione dei nostri due protagonisti, le avventure, tra virgolette, la pazzia, cosa sono disposte a fare le persone pur di sopravvivere, e tutti gli orrori che incontreranno nel corso della storia. I disegni sono bellissimi, evocativi, disperati. Il tratto si adatta al tipo di tematica che vuole essere rappresentata, al tipo di situazione soprattutto. Ci sono delle tavole che appaiono davvero confuse appositamente, come questa, dove traspare quella che è una grande confusione e un grosso senso di disperazione. In The Horizon è fondamentale anche la speranza, la vita dei nostri due protagonisti, un titolo commovente che sono contentissimo che Gaijin abbia proposto in Italia, soprattutto con questa bella edizione, 14,90€. Ottima qualità all'interno, anche questa morbidissima. Ci sono anche le prime pagine a colori, ormai ho letto anni fa, ma che ricordo ancora perfettamente ogni singola emozione che mi ha dato questo manhwa. Chiudiamo questo video con il pezzo forte. Ho preso da un privato, infatti, il cofanetto variant di Aka Perkuro di Atsushi Kamijo, che era in vendita a Luca Comics, con all'interno il primo volume autografato dal sensei, ma soprattutto su Shikishi autografato di Aka Perkuro. Lo Shikishi è prestampato, mentre invece la firma ovviamente è fatta da Kamijo. Una grandissima emozione per me possedere questo pezzo. Era stato un mio rimpianto del non essere andato a Luca Comics. Sapete quanto io apprezzi Atsushi Kamijo con tutte le opere che sono state proposte, Toei, Sex, Aka Perkuro. È stata una delle più belle scoperte degli ultimi anni. Ci tenevo moltissimo ad avere questo Shikishi con la sua firma, che andrò a fare incorniciare. Questo invece è il cofanetto molto bello variant di Aka Perkuro, che già posseggo con l'edizione regular, e questi sono i due volumi. Qui abbiamo la dedica di Kamijo con anche un piccolo schizzo della protagonista di Toei, che credo proprio che sia uno dei suoi tratti distintivi con cui si firma. Quello che mi ha spinto anche ad acquistarli è che non c'era ovviamente la dedica con il nome della persona.
buona, se no sarebbe stato inutile acquistare qualcosa con la dedica fatta a qualcun altro. In questo caso è solamente la firma del mangaka, che era a quello a cui puntavo. Dato che sono anche trasparente con voi, non l'ho pagato neanche tanto, considerando che era stato messo sul sito di Saldapress proprio lo shikishi con la firma, che si doveva acquistare raggiungendo una somma, ma c'era all'interno solamente lo shikishi a più di 50 euro. Io ho acquistato sia lo shikishi con la firma sia il volume variant con la firma ad un prezzo molto più conveniente rispetto a quello di Saldapress. Sicuramente un buonissimo affare per un autore che apprezzo moltissimo, un pezzo che va ad arricchire la mia collezione e non vedo davvero l'ora di fare incorniciare. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video acquisti. Mi raccomando, lasciate come sempre un mi piace, fatemi sapere se voi avete fatto degli acquisti di recente, così possiamo parlarne nei commenti. Per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.